Allora, noi vogliamo essere critici, ma nell'ottica anche di essere costruttivi, nel senso che le critiche vogliono portare a far emergere un problema per fare in modo che poi a questo problema venga trovata una soluzione. Quindi non è che vogliamo semplicemente elargirci ad essere critici o a continuare a mettere sotto la lente chi ci lavora o la struttura. Però vogliamo sicuramente evidenziare quelle che sono le problematiche con l'unico scopo che è quello di farle risolvere. Per quanto riguarda il triage che lei mi ha chiesto, l'altra sera, essenzialmente settimana scorsa, quando avete fatto la puntata, c'era un medico che parlava appunto delle stanze di isolamento che vengono destinate a chi è soggetto a coronavirus. Allora, lui ha detto che le stanze di isolamento sono quelle di codice bianco e di codice verde. Ora, la mia domanda da cittadina era questa: per arrivare a queste stanze, il passaggio non è comune a quello del codice rosso? E quindi, nel momento in cui passa il malato col coronavirus, quella zona è infetta, a meno che non si abbiano le barelle completamente chiuse E non ci che sono. isolano il malato. Esatto, e quelle sappiamo che non ci sono. Però questa osservazione risale a quando il medico è stato intervistato, quindi una settimana fa. Può essere che qualcosa sia cambiato, in quanto so di una visita fatta dai sindaci insieme al direttore aziendale Brai, e quindi può essere che questa mia osservazione sia stata soggetta a delle modifiche. Proprio ieri c'è stata la visita anche dell'onorevole Cannizzaro, che ha fatto il giro di tutta la provincia, degli ospedali della provincia, è venuto pure a Locri, l'abbiamo incontrato insieme al sindaco calabrese e al sindaco Campisi, e lui ci ha dato assicurazioni di quanto stanno facendo in provincia e anche su Locri, e anche per quanto riguarda la proposta che oggi vedo e altre anche Crinò. Ha sposato questa proposta, anche altri medici stanno sposando questa proposta della possibilità della riapertura dell'ospedale di Siderno. Stanno verificando, io sono fiducioso su questa possibilità perché possiamo fare sia degenza e sia curare i casi più gravi e separare i due ospedali. Anche perché non ci dimentichiamo che in ospedale arrivano anche purtroppo i malati collaterali che hanno diritto ad essere assistiti. Vedremo, sarà verificato se la struttura in che tempi possiamo allestirla insieme all'ospedale di Locri. Questo come primo intervento, come primi interventi di emergenza. Questo non vuol dire che non bisogna ripartire, non bisogna ripartire sulla sanità, sulla provincia di Reggio, ma su tutta la Calabria. Ridisegnare il tutto, ripartire dagli errori, perché non bisogna continuare sugli stessi errori, non si può continuare naturalmente con le stesse persone che hanno creato gli errori e quindi dobbiamo tracciare una strada diversa. Questo è il mio impegno, l'impegno che la voce che porto all'interno, la voce di tutti, la voce che sento giornalmente, che porterò in Consiglio regionale. A questo aggiungo che c'è un altro problema. Il coronavirus c'è il problema dell'assistenza domiciliare. Noi ci stiamo attrezzando come Regione Calabria di far capire un po' a tutti come va assistito un malato anche in modo domiciliare, cioè come va assistito il malato, come va tenuto in isolamento, come i familiari si devono comportare con il malato che c'è all'interno della propria abitazione. Come vedete, si lavora su più fronti e questo è quello che noi stiamo come regione, ci stiamo attrezzando e ci stiamo naturalmente confrontando con chi prima di noi al nord ha affrontato questo problema. Il dato è rimasto invariato e ci sono in più 480 euro. Siamo Va arrivati bene. a 14.611. Va bene, ci abbiamo provato, e comunque è una bella cifra, è sempre fatta raccolta in 2 ore, quindi siamo riusciti, Assolutamente. gentilmente la regia mi toglie, sì, e quindi un dato, magari ci proveremo anche la prossima settimana, che ne dite? Se funziona così e riusciamo a raccogliere 500 euro ogni sera di trasmissione lo facciamo Perché volentieri. no? Anzi, io lo ricordo ancora una volta, i cittadini che vogliono fare un'offerta per l'ospedale,
all'ospedale di Locri, ma non per l'ospedale così genericamente, per le cose che il comitato Difendiamo l'ospedale ha comunicato, e parliamo esattamente di tutte di protezione per quanto riguarda gli operatori sanitari, mascherine, ventilatori, un ventilatore mi pare avete intenzione di prendere e altro. Se riusciamo, una volta che abbiamo concluso tutti gli acquisti che stiamo facendo, rimangono soldi, arriviamo alla cifra, acquisteremo anche un ventilatore comunale.